Buonasera, buon lunedì, ben ritrovati con Terzo Tempo. Fra poco inizieremo subito a parlare dei principali temi della giornata calcistica nei campionati dilettantistici di eccellenza e promozione, dove sono successe cose molto molto significative anche in questo weekend. Ovviamente prima di iniziare con immagini, classifiche e risultati, diamo il benvenuto ai nostri ospiti. Alla mia destra c'è Rocco Adornetto, portiere del Fuscaldo. Buonasera Rocco. Buonasera Gaetano. Un ritorno per te e abbiamo il piacere di ospitare anche il presidente del Praia dopo la conferenza stampa di inizio stagione. Gino Spoleto torna nel nostro salottino, ne avremo di che discutere. Buonasera presidente. Buonasera a te, sicuramente ne avremo tante. E allora iniziamo subito, come di consueto in queste ultime settimane, dando uno sguardo anche a quelle che sono le altre squadre calabresi che militano nei campionati, diciamo, più nobili, più importanti. A partire dalla Serie B, con l'aiuto della nostra grafica, vediamo quali sono stati i risultati delle squadre calabresi. La vittoria del Crotone contro la Nocerina, doppietta di Gabbionetta, invece la Regina ha perso 3-2 contro il Cittadella dopo aver rimontato l'1-0, è andata avanti 2-1 e poi il 3-2. Per quanto riguarda invece la Lega Pro, Catanzaro Fondi 2-0, siamo già sulla Serie D, Perugia Vigor Lamezia 3-2, Vibonese Isola Liri 3-2 e invece punto in Serie D, l'Acri continua a vincere ed è in testa a 29 punti. Ci sono poi l'Interreggio che segue a 28 dopo la vittoria contro il Nissa, crolla il Cosenza, Sant'Antonio Abate un po' a sorpresa 3-1. Queste dunque le situazioni: Regina che è sesta in Serie B, Crotone tredicesimo con 24 punti e poi, come abbiamo detto, in Serie D l'Acri mantiene la testa ed è seguita dall'Interreggio. Categorie, Presidente, che sono un po' diverse da quelle di cui ci occupiamo noi, però spesso si è parlato della possibilità per questo territorio di poter esprimere una squadra che insomma, potesse in qualche modo gareggiare per tornei più importanti, magari con un discorso molto, molto più ampio. Un suo vecchio pallino, un suo vecchio progetto. A che Anche punto è, diciamo? i risultati di quest'anno, della prima parte di quest'anno, mi danno ragione su quanto io sostenevo all'inizio di questa stagione, in modo più concreto, alla mia proposta di unire le forze, Scalea, Praia e anche Tortora, di unire le forze per far sì che da subito l'Alto Tirreno Cosentino poteva aspirare a fare un campionato professionistico. Quindi una C2, una C1, sicuramente se ne avrebbero le possibilità. Quando poi però vengono fuori sempre le solite questioni locali, quando basta un simile direttore sportivo, un simile direttore generale o qualunque cosa che si inventano ruoli pur di fare la loro comparsata in qualche stadio di prima categoria, di promozione o di eccellenza, alla fine ogni discorso viene a cadere. Troppi galli nel pollaio, presidente, Troppo per galli fare nel... un Ma unico no, discorso per convenzoriale. carità, non è troppo galli nel pollaio, perché non si vede, sai, la classica trave negli occhi che non fa vedere nulla, cioè lì c'è la pagliuzza negli occhi e poi la trave non te ne accorgi proprio che ci sia. E così è successo, ero facile profeta nel dire a Scalea siete in difficoltà. Sono in difficoltà, siamo in difficoltà, uniamoci, cerchiamo di fare un qualcosa di interessante per una categoria superiore, non per salvarci o tentare i playoff o fare queste cose qui, ma per tentare e averne le carte in regola, per tentare un comprensorio che possa aspirare a ciò. Ero facile profeta, hanno preferito fare altro. Però poi lei non si è arreso perché con il suo Praia, proprio da questi studi a inizio stagione, ha detto noi puntiamo comunque alla vittoria del campionato in promozione. E prima di andare ad analizzare questo, abbiamo proprio il portiere della squadra che affronterà domenica prossima il Praia. Rocco, per voi una stagione che riparte dopo lo stop in casa con il Cremissa, con questa vittoria storica sul campo della Paolana, c'è grande entusiasmo, immagino adesso. Storica perché è stata la prima in assoluto del Fuscaldo a Paola. Noi siamo ripartiti ieri da questa partita dopo aver perso domenica immeritatamente contro il Cremissa, ma domenica ci aspetterà un'altra partita dura contro il Praia che viene da quattro vittorie consecutive, mi pare, quindi sono in gran forma. Però voi siete Vedremo. lì a 23 punti, Siamo a pari punti. appaiati, insomma, state cominciando a farci la bocca a questa posizione di alta classifica. Non avete già più le vertigini perché è tanto, è dall'inizio che siete lì. Sì, dall'inizio, ma noi puntiamo sempre alla salvezza tranquilla. Mo' per adesso ci siamo, però arriveranno tempi più duri. Quindi
quindi bisogna mettiamo stare le mani avanti e guardarsi sempre alle spalle. Andiamo a vedere subito adesso, invece, dopo questa anticipazione di quello di cui andremo a parlare più avanti, quello che è successo sui campionati di eccellenza. Si giocava la 14ª giornata, questi i risultati: pirotecnico 4-3 del Siderno sul campo della Bovalinese, di cui vedremo anche le immagini. Montalto ancora vittorioso, quarta vittoria consecutiva sul campo del Brancaleone, 2-0. Isola Scalea 1-1 con la sfortunata Dorete nel recupero di Scafaro, che ha infranto i sogni di vittoria dello Scalea in trasferta. Nuovo Gese Palmese 2-2 nel derby. Rossanese Corsaro in quel di Roccella 1-0, poi Rende Castrovillari 2-0, Sersale Guardavalle 0-0, sorprendente 4-0 del Soverato con il San Marco, vittoria di grandi dimensioni dopo l'esonero del tecnico Salerno. Soverato che giocherà anche la finale di Coppa Italia. E dunque la classifica in vista della pausa natalizia, ci sarà l'ultima giornata proprio domenica prossima, si allunga il divario tra la capolista e le dirette inseguitrici. Questa è la graduatoria: il Montalto è a 34, Sersale a 28, Rende 27, Guardavalle e Rossanese 24, 22 per il Soverato e 20 per Palmese e Nuova Gioiese. Poi inizia l'altra classifica dalla parte destra, diciamo così, con il Roccella ancora molto attardato a 18 punti, Isola a 17, San Marco 15 e poi la zona calda con Brancaleone, Castrovillari, Siderno, Scalea e Bovalinese che si giocano i posti per la salvezza e per i play-out in 3 punti, e sarà davvero tutto da vivere il girone di ritorno, ovviamente compresa l'ultima di campionato. Prima di vedere le immagini di Bovalinese Siderno con il presidente Spolitu, un commento a questa classifica, dove già da quando il Praia ha disputato l'ultimo campionato in eccellenza si parlava del Roccella come una squadra che era lì lì per fare il salto. Invece continuiamo a dirlo lunedì dopo lunedì, questa squadra costruita per vincere il campionato rimane lì, la vera incognita, al di là della sorpresa Sersale, al di là del momento difficile dello Scalea, rimane la vera incognita e sembra ormai destinata a fare un altro tipo di campionato. Come mai, Presidente? Guarda, 10 minuti fa, prima di venire in sede da voi, ho parlato con Parisi, indimenticato giocatore anche qui a Praia, e mi ha confermato che il presidente di Lidi Roccella, grandissima persona, grandissimo sportivo, non molla, non lascia andare via nessun giocatore, vuole assolutamente avere un risultato di prestigio, eccetera, e penso che alla fine tutti i giocatori, nessuno vuole mollare, nessuno, anche i pezzi grossi che hanno sicuramente molto mercato, e credo che il Roccella quindi avrà tutto il tempo nel girone di ritorno di poter aggiustare la sua classifica. Non sempre quando si fa uno squadrone, e io ne ho qualche esempio, quando si fa uno squadrone dai costi molto alti non sempre si riesce a vincere con facilità. Forse l'errore che ha fatto il presidente Gianniti è proprio quello di aver fatto un po' troppo quest'anno, per cui doveva dare un pochettino di spazio in più a nuove leve, qualche spazio in più a giocatori che sono... Ci sono giocatori 91, appagati, 90, diciamo così, ci sono dei giocatori forse appagati? No, appagati no, perché essere... i giocatori che fanno per mestiere non sono certo appagati, hanno sicuramente qualche punticino in meno di un ragazzo del 91 o del 90 o dell'89 che non sono under, che però vogliono giocare. Con questa storia degli under non riescono a trovare posto in determinate situazioni, in determinate società, e hanno tanta fame di giocare. Io quest'anno ho puntato su questa categoria di giocatori, non sono under, ma sono 87, 88, 89, 90, 91 e hanno una gran voglia di giocare e hanno il fisico per poterlo fare. Bisogna dar loro fiducia, bisogna dar loro un pochettino di spinta in più. Gianniti non lo ha fatto, questo credo che sia stato un errore. D'altronde chi vuole vincere per forza deve attrezzarsi con nominativi grandi. Vediamo il San Lucido, anche le camere di promozione, si era affidato a giocatori di grosso calibro, dell'eccellenza, eccetera, poi è arrivato a un certo periodo dell'anno, ha dovuto dare forfè, pur stando rimane, ancora lì, adesso rimane in vive testa, imbattuto, però adesso vive di rendita, però ovviamente adesso sarà salita, insomma sarà difficile, non è che sarà mantenere... adesso non ha quei giusti ricambi da poter fare o qualunque altro risultato che non sia una presenza nei playoff. C'è una situazione un pochettino particolare, sicuramente questo campionato di eccellenza è un campionato atipico anche questo, il Montalto sembra però aver staccato un po', sì, adesso 28 è una società, il Sersale 27 del Rende, è una società forte, c'ha grossi giocatori,
Un pochettino credo che sia comunque, se l'anno prossimo dovesse vincere il campionato il Montalto, se non si attrezza anch'esso con un comprensorio lì intorno a Cosenza, difficile fare una serie la vedo poi difficile proseguire. Rocco, per quanto riguarda invece lo Scalea, si dice spesso, gli addetti ai lavori parlano di un campionato nel quale lo Scalea dello scorso anno, con i nomi, i giocatori che aveva, a quest'ora forse avrebbe, se non già vinto il campionato, insomma, sarebbe l'unica vera squadra per contendere al Montalto la classifica. Secondo te, da quello che sei riuscito a vedere, si è un po' abbassato in generale il livello sia in eccellenza che in promozione, o tra l'eccellenza e la promozione oggi c'è meno distacco? Per quanto riguarda la promozione, secondo me sì, si è abbassato il livello, ma anche in eccellenza per il fatto sempre degli under che sono un po' troppi. Poi lo Scalea dell'anno scorso certo era una squadra fortissima, ma secondo me col Montalto di quest'anno non avrebbe avuto storia. Neanche quello Scalea? Neanche quello Scalea, perché con un attacco come Piemontese e Di Lorenzo, una difesa con Cassere e Varrà, un centrocampo con Catalano, parti 1-0 sempre, quindi avrebbe avuto grosse difficoltà anche quello Scalea. E Scalea che, come sappiamo, è invischiato nelle zone basse della classifica, un pareggio a Isola che tutto sommato è stato accolto positivamente dalla dirigenza, anche se è arrivato veramente a tempo scaduto. Hanno ben figurato i nuovi acquisti, i giocatori che sono arrivati in settimana dal Vittoria, eccellenza siciliana, i vari Leone, Pisano, è arrivato anche il giovane Di Rosa, oltre a Migliore e a Maesano. Manca forse ancora qualcosa lì davanti, ma lo Scalea sta lavorando per risalire la china. E in basso alla classifica ci sono invischiate, oltre al Castrovillari, al Brancaleone e al San Marco, che ora è fuori dalla zona play-out, anche Bovalinese e Siderno, che hanno proprio disputato domenica un vero e proprio scontro salvezza. Abbiamo le immagini che vi possiamo riproporre dei 7 gol realizzati tra le due squadre, nella partita fra le due squadre, grazie agli amici di Teleradio Sud. È l'11esimo quando il Siderno passa in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Marciano, e poi rivediamo adesso il gol sugli sviluppi del corner, l'1-0 all'11esimo, poi partita che viene condotta dal Siderno, ma poi c'è l'errore sullo scadere del primo tempo in fase di disimpegno da parte della difesa Amaranto, che si fa prendere poi anche di infilata, e Autellitano, forse con la complicità del portiere. Rocco, qua cominciamo a parlare anche dei tuoi colleghi, perché anche a Paola c'è stato un brutto infortunio dell'ottimo Daniele Lanza, anche qui insomma. Sì, capita, capita, purtroppo per noi. Qua sul primo palo è un tiro l'errore irresistibile, è grossolano. Sembra colpire quasi a terra l'attaccante. Certo, il campo non ha aiutato il portiere. E qui siamo già invece nel secondo tempo, al quinto, la Bovalinese accorcia con l'ottimo Iervasi, che controlla benissimo il pallone prima di battere il portiere in uscita, e al quinto minuto si riapre subito la gara. Lo riapprezziamo, un bel gesto tecnico, presidente, di questo ragazzo. E poi arriva dopo pochi minuti al 12esimo il due pari, bella imbeccata, il tocco di testa di un difensore. E qua sembrava tutto ancora in bilico. Rivediamo anche il gol del 2-2, la palla interna, buono il taglio, posizione regolare 2-2. Si continua nella girandola dei gol, prima arriva il gol di Accinni al 27esimo, non esulta evidentemente un ex della gara, al 27esimo torna in vantaggio, mentre invece si scatena la gioia degli altri compagni. Il Siderno riesce a rimettere la testa avanti al 27esimo, e poi in chiusura di partita altre due reti, ancora il Siderno che va sul 4-2 con la discesa di Accinni per Autellitano, che batte il portiere dal cuore dell'area per il gol del 4-2, grande rappresentante anche del pubblico di Siderno. Rivediamo anche qui il gol con l'ottimo spunto di Accinni, eccolo qua il sinistro, difficile poi il campo di Bovalino, e poi alla fine veramente allo scadere 44esimo calcio di rigore, Iervasi si fa parare il tiro, lo vedremo fra un po', mischia in aria e rigore comandato dall'arbitro, la parata del portiere sul calcio di rigore, e poi
ribadisce in rete Fraghi, ma finisce 4-3 per il Siderno. Presidente, riparlando ancora di questa classifica di eccellenza, corta per quanto riguarda le zone di playoff e playout, ma con il Montalto che stacca, chi vede tra le squadre della parte alta come la più attrezzata per contendere o il primato o essere la protagonista poi negli spareggi fra Rende, Sersale, Guardavalle e Rossanese, che sono per ora le quattro? Rossanese che sono... sicuramente, per quella che è una grande città, una grossa spinta, una grossa tifoseria e una buona società. Rende, Rossanese Rende e credo anche il Soverato alla fine. Potrebbe rientrare nella sì, corsa. Sì, sì, non credo nelle altre squadre meteore tipo Guardavalle, anche se c'è andato l'ottimo Aita oppure Brancaleone o Isola Capo Rizzuta, queste cose no. Si sono un po' sgonfiate anche le velleità dell'isola che dopo sicuramente, hanno la guida importante. Un pochettino di problemi anche loro. Poi c'è l'augurio che faccia un bel po' di punti lo Scalea e vada su. Cerchi innanzitutto di staccarsi dai bassi fondi. Ne ha le potenzialità, ne ha i mezzi. Speriamo che li lasciano lavorare un po' in pace questi dirigenti, che non litigano fra di loro per chi deve portare la bottiglietta d'acqua al campo, e che possono fare il loro lavoro, perché lo sanno fare. Dal nuovo presidente a Reda, a Longobucco, a tutte queste persone che sono sicuramente ottimi conoscitori di calcio. Quindi se lavorano con tranquillità e senza divisioni, e senza... Cioè, il problema di Scalea, a mio parere, è un parere di, come hai detto, troppi galli nel pollaio. E ormai fanno tutte le galline e nessuno fa il pollo. Quindi che cosa devo fare? Il pollo non sarebbe neanche una cosa positiva. Ma il pollo comunque, il pollo comunque è un maschio, sai com'è? Il pollo è maschio, le galline sono femmine, in una famiglia è vero che era meglio il presidente due, padrone, l'ho visto. No, un po' come Spolito a Praia. Ma Spolito non è così. Si è un attimo a Praia. Più ammorbidito. No, Spolito non è così a Praia. Spolito è circondato da ottimi soci, da ottime persone, conoscitori di campo, con i quali mi consulto quasi tutti i giorni. E quando faccio un qualcosa lo faccio a ragion veduta e mai d'iniziativa soltanto personale. Dal mio vero sportivo, dal mio vero negli ultimi anni allora. Ma sicuramente il mestiere, oppure chiamiamo l'esperienza conta, sicuramente gli errori, solo lo stupido non cambia opinione, solo lo stupido non sa riconoscere i propri errori. Io ne ho commessi, adesso ne pago le conseguenze, ma sono sempre qua. A proposito di Scalea, dicevamo, domenica prossima, ultima di campionato, partita interna con il Roccella. Roccella che non vince dalla nona giornata, ieri appunto terza vittoria consecutiva invece per la Rossanese per 1-0, tra l'altro un risultato che si ripete per gli uomini di Colle. Noi abbiamo la possibilità di sentire e di vedere ovviamente le immagini grazie alla sintesi che ci hanno inviato gli amici di Teleradio Sud, commento di Saro Bella, immagini di Vincenzo Sanci e montaggio di Giovanni Marciano. Roccella Rossanese. C'è questa azione, poi Panaia va alla conclusione, colpisce dal basso in alto, Savasta ancora, va alla conclusione ma c'è il fuorigioco di Amendola. Perde il pallone, il tocco al centro, poi Toscano tutto solo davanti a Pergolizzi, si porta in avanti Sor Giovanni e Calabrese, impatta Pasqua di testa, sei nata ancora, scatta Pasqua. Scatta Pasqua, poi c'è Pasqua, ancora il tocco al centro, il tocco per Savasta che va alla conclusione, gran tiro di Savasta e il pallone termina di poco al lato, il tocco al centro, poi c'è questo tiro di Sappioti perché l'arbitro fischia la fine del primo tempo, inizia il secondo tempo, batte lungo, Parisi di testa, colpisce e sfiora il palo, invio da parte di Vanocore, poi c'è questa azione e c'è il fuorigioco di Minutolo, Sainato ancora verso Pascu che va alla conclusione, poi c'è Jacopetta, il pallone viene fermato dalla difesa della Rossanese, poi c'è questo bel tiro da parte di Pascu. Toscano verso Guini, poi c'è Savasta, c'è un rimpallo che stava per favorire Savasta,
c'è l'azione e poi c'è questo tiro di Guini, va lungo, c'è Calabrese e su Saffioti interviene Scarlato, ancora Di Maggio, e c'è sulla linea di porta Vanocore, Rosanesi in avanti con Toscano e poi c'è il gol della Rossanese, Fiore, un giocatore brillante che si è disimpegnato con molta forza in difesa, adesso si è portato in avanti, nessuno era nei pressi di questo giocatore, ha colpito tranquillamente il pallone mandandolo alle spalle del portiere Pergolizzi. Jacopetta ancora è solo in aria, Jacopetta tenta l'azione, c'è il fuorigioco di Di Maggio, però aveva fatto tutto Jacopetta, aveva superato due avversari, aveva tirato in porta, ma al di là della difesa Di Maggio, e c'è la bella parata del portiere Alfieri, scatta sulla sinistra, il cross al centro, e poi Di Maggio non trova la coordinazione giusta di colore e l'arbitro fischia la fine. Partita combattuta, come abbiamo visto, decisa da un episodio, una mancata marcatura su un calcio piazzato di un difensore, a confermare insomma che il Roccella forse in questo periodo, più che in crisi di gioco, è un po' in debito anche con la fortuna, comunque non riesce a sfruttare gli episodi che comunque crea durante la partita, perché abbiamo visto diverse parate anche del portiere della Rossanese, che rimane una squadra abbastanza importante, anche dal passato glorioso, se vogliamo, Presidente. Sì, dicevo prima, la Rossanese è sicuramente attrezzata per arrivare quando viene nei play-off. Roccella, come ho detto prima, è in balia di un po' di fortuna, di un po' di coraggio in più nello schierare un pochettino di più giovani. Io intendo, bisogna avere un po' di... cioè è vero, come diceva Tornetto, ci sono troppi under in questi campionati, troppi, e anche obbligarci a schierare per forza i 94 vuol dire comunque non aver dato tempo a questi ragazzi di poter crescere tecnicamente e di poter dare il loro apporto risolutivo nelle partite. Però comunque nelle puntare sui giovani, diciamo, anche che non sono under, esatto, ma che abbiano già una maturità calcistica e fisica. È quello che dico io. Non obbligarci a mettere ragazzini, inadeguati, quantomeno per carattere, poi possono avere delle doti più o meno nascoste, ma per carattere sono inadeguati a questi tipi di... cioè, facciamo un esempio, ma voi lo vedete un under del 94 che gioca contro, ad esempio, per non parlare dei nostri qui, un Natino Varrà? Io obiettivamente lo mangio, cioè, se lo mangio, ma se lo mangio per carattere, non è che se lo mangio magari come giocatore, ma è ovvio, cioè, è obbligare a queste cose, vuol dire sempre per gli allenatori schierarli in determinate zone del campo, dove una volta si faceva più il gioco tecnico, cioè sulle fasce, in determinati ruoli più che in altri. E qui vuol dire impoverire il gioco, vuol dire per voi avete due attaccanti, Ander, magari tutti questi discorsi possono essere capovolti, non voglio il presidente. Perché loro sono capitati, gli under più forti come centrali offensivi sono capitati, ma a volte capitano, non è che... Ma voi avete un under al centro della difesa. Ma noi ne abbiamo tanti, in tutti i ruoli, anche in avanti. Il problema è sempre lo stesso, che comunque molti, non è che sono cattivi, sono forti giocatori, hanno discrete possibilità di poter andare avanti anche in altri tipi di campionato. Non hanno il tempo di crescere. Però sono comunque, devono crescere come ragazzi, come giovani, devono crescere, devono avere più grinta, più personalità. Ma, cioè, noi vediamo i nostri giovani, tu non perché sei giovane, Tornetto non perché è giovane, ma io sono un pochettino più cresciutello, e vediamo i nostri giovani a 20 anni, a 25, eccetera, che ancora hanno poca personalità, in genere, fatti dovuti
esempi diversi, però hanno poca personalità. Ancora una volta si diceva che a 18 anni si andava a militare, si tornava a militare, si tornava uomini. Adesso quando si dice che tornano uomini questi giovani? Vabbè, militare quasi non si fa più, quindi. Appunto, adesso quando si dice, quando è, dobbiamo ripristinare il militare, quando è che non vanno più a chiedere qualche 50 euro, 20 euro a mamma o a papà o a qualche presidente? Quando? Quando è che questi giovani giocherebbero per il solo gusto di giocare e non per il gusto di farsi vedere con la scarpetta nuova, oppure di poter dire io c'ero quel giorno? No, giocano per tanti motivi diversi, sempre fatte salve le dovute diversità. Però ovviamente i giovani sono questi, in ogni attività, nella società sono questi. E farli giocare per forza è come dire che io non so, in un ministero, eccetera, devono essere giovani per forza. Prima di sforare e di andare in altri campi, Presidente, vediamo quale sarà il prossimo turno in eccellenza. Si giocherà la 15ª, ovviamente l'ultima giornata del campionato per quanto riguarda appunto l'eccellenza, gara di girone di andata. Vediamo la grafica: Bovalinese, Guardavalle, Brancaleone, Rossanese, Isola Capo Rizzuto, Palmese, Roccella, Scalea, Rendere al San Marco, Sersale, Montalto e Soverato Siderno. Va bene così. Ci fermiamo adesso per la nostra prima pausa, torneremo dopo perché abbiamo ancora da parlare della partita fra Paolana e Fuscaldo e ovviamente della partitissima del derby fra Praia e Cat Tortora. Vi aspetto.